quello che si è detto a proposito di Pacciani, che gli andava a fare delle merende. Ecco, non si è mai parlato però di quali merende, e che ci mettevano dentro il panino, sempre portavano il panino o mangiavano. E qui mi ci viene il dubbio che i Pacciani bevesse il vino, diciamo, annacquato con l'acqua. Fu ritrovato questo panino di prosciutto di Parma, mi ricordo, gli era questo prosciutto di Parma. E io sono sicuro che anche Toscana, Maremma, Maiala, gli andesse a mangiare dei panini o i Pacciani, salsa verde e pizzicante. Chi cucina il lampredotto bisogna vedere come lo cucinano, se lo facevano, se lo rimestano e lo facevano bollire per 3 o 4 ore. Salsa verde e pizzicante. E c'è da dire anche che se il prosciutto lo pigliano buono, per dire, lo pigliano all'alimentare, il pane lo pigliano fresco la mattina, e avevano la mortadella, la schiacciata, dice, andare alla montagnana a pigliarla, e facevano delle belle merende, via, c'è poco da dire, vedo. E io non lo so, ora, se loro bevono il vino bianco, il vino schietto, il rosso, questo non te lo saprei dire, questo già è una cosa che se la sono chiesta in tanti, ma mai nessuno mi ha saputo dire una risposta. Io spero. E dopo merenda cosa facevano? Poi dopo merenda questi facevano delle dormite, che vuoi che facessero? Li avevano bevuto, mangiato, Ma dice che li poi avevano stava visti a male, Bacarello a giuro. prendere l'acqua. Questa cosa è vera o è falsa? Ma loro andavano anche a Bacarello a pigliare l'acqua. Ora, diciamo, ne beve un po' d'acqua, capito? Io per dire, e sono sempre della convinzione che loro facevano merenda anche per dire con il salamino e non solo il lampredotto, che bevessero acqua e ne cerevano poco. E avevano il coraggio anche di andare a cena dopo queste merende. Queste cene, diciamo, gli avvenivano spesso con funghi porcini fritti, per dire, gli erano buoni, pigliano e prendevano crostini neri, per dire, buoni, e magari un sugo sui cinghiali, un tortello sulla pecora, e così via, vedo. Ammazzaffe, e poi dopo di filata ni fodero, perché a quei tempi non c'era ancora il palloncino. Dopo aver rilevato in qualche modo la sua istituzionalità, attraverso per esempio quella bolla azzurra che si tiene sopra la macchina, lo si è avvicinato alla macchina, la bolla azzurra. E chiede documenti. Il ragazzo apre il finestrino. E lui comincia a sparare.